Ciao, benvenuti in un nuovo video test. Allora, oggi vi voglio parlare di questa cipria in polvere libera di Essence. Questa è la My Skin Perfector Loss Fixing Power Instant Blur After Natural Matte Finish. Ok, quella che ho scelto io è nel colore 10 Light e prezzo. Dunque, 6 grammi viene 4,89 euro. Allora, prima ve la mostro, comunque ho fatto il test. Il prodotto è questo qui. Ok, che è così. Ha i suoi forellini. Eccolo, ovviamente l'ho finita, ma ho fatto il test, vi ho mostrato tutto. E vediamo intanto, prima di tutto, che cosa promette. Allora, promette, se riesco a leggerlo, una cipria, dice di essere cipria viso trasparente, effetto opacizzante, ideale per fissare il make-up e nascondere le imperfezioni. Scusate, ma da leggere qui si fa fatica. Allora, intanto il colore sarebbe il 10 Light, ma davvero è così chiaro, 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 impalpabile, che è impalpabile. Che non si nota, che davvero fa l'effetto trasparente sul viso. Il colore 2, no, 20, che è il medium, è appena un po' più colorato, però perfetto. Dunque, polvere libera, sì, molto molto fine, molto impalpabile. L'ho applicata su tutto il viso e soprattutto con la spugnetta per fare il baking durante il giorno ed per fissare il correttore. Ho notato, ve lo dico subito, che poi vedete il test, ho notato che il correttore resta fermo e la cipria non va a segnare il contorno occhi e non va nelle pieghette se non dopo ore, quindi 4-5 ore. E, cosa importante, vediamo l'effetto opacizzante e per vederlo iniziamo il test. Allora, eccoci. Dunque, spero che questa nuova telecamera possa andare bene anche con le luci, ma devo ancora settarla bene a modo. Allora, cipria My Skin Perfector Loss Fixing Power, colore questo. Ve la mostro. Sì, diciamo che questa telecamera non mi mette molto a fuoco me, ma i colori più fedeli. Quindi questa è la cipria, polvere libera. Ok, uso una blender, ne prendo un pochetto e vado a fare il baking. Poi naso, che è una delle zone che mi si lucida di più, e fronte. Ok, bene. Adesso guardate, assorbe subito. Comunque andiamo a prendere un pennello grande. E poi su tutto il viso. Polvere libera, perde polvere. Ok, adesso aspettate un secondo. Ok. Finisco di fare il make-up e ci aggiorniamo. Ok, allora eccoci qua, trucco finito. Stavo leggendo le indicazioni e dice di cipria viso opacizzante, ideale per fissare make-up e nascondere le imperfezioni. Allora, il make-up è questo. A noi interessa durante la giornata, vi appoggio, che non vada a
nelle pieghette del contorno occhi, che tenga fissato il correttore, che non luccichi eccessivamente naso e fronte. Ora sono le 11:54. E diamo ufficialmente inizio a questo test. Allora, eccoci con il primo aggiornamento delle 16 e 11 minuti. Dunque, vediamo. Adesso vi appoggio per farvi vedere. Comunque, intanto la cipria ha segnato appena appena il contorno occhi, ma ce l'aspettavamo un po'. Ora vi appoggio, ok, e complice la mia mitica cartina, iniziamo ad andare a vedere. Quindi, un pochino, ma appena appena, e il naso un po' di più, però l'ho messo davvero alla prova, anche perché sono stata fuori, quindi diciamo che per 4 ore ci sta, comunque ha fissato. Poi solamente nella zona T il resto è bello, non ha creato macchie, non ha creato niente, non è andata a spostare la matita delle sopracciglia, quindi. Dunque, direi che a questo punto vediamo col prossimo aggiornamento tra altre 4 ore, che sarebbe l'8 ore classico da vedere, comunque soprattutto che non vada a segnare di più o che non si sposti. Comunque vediamo. Allora, eccoci qui, aggiornamento delle 19:40, direi che 8 ore per una cipria è abbastanza, nel mentre l'ho messa notevolmente alla prova, infatti si nota un bel po'. Vediamo intanto. Un po' è andata nelle pieghette, ma è una cosa minima, considerando che tutta la giornata, quindi 8 ore, si poteva tranquillamente anche ritoccare nel caso, ma noi vogliamo un test completo, cartina alla mano e andiamo a vedere. Ma devo dire che rispetto all'aggiornamento precedente, sì, 8 ore, ricordando che ho la pelle mista, però non ho visto differenze notevoli, sì, ce n'è, ha bisogno, ha fatto le sue 8 ore, però io dico che durante la giornata, se andiamo a ritoccarla, dura tranquillamente. Non ha segnato, non è andata più di tanto, un pochino sì, vedete qui, un pochino sì, è andata nelle pieghette, ma neanche tanto. Diciamo che di tutto il trucco è la cosa che ha durato di più, quindi ci piace. Allora, avete visto tutto perché le immagini spiegano di più di quello che racconto io sicuramente. Dunque, è una cipria che effettivamente ha un effetto opacizzante sul viso, soprattutto in estate, soprattutto sulla zona T. Ho notato che inizia a lucidarmi un po' la fronte e i lati del naso, che per me sono tremendi. Oltre al fatto che ho preso il sole e ora ho anche la punta del naso rosso, ma questo è un altro discorso. E comunque sia, dopo ore inizia a lucidarsi un pochino. Quando tende a lucidarsi, non crea macchie di colore sul viso, quindi il prodotto non è che si sposta, semplicemente il viso si lucida un po' di più e lui tende a svanire. Ottimo perché per fare i ritocchi basta rimuovere l'eccesso di sebo, una salviettina, un fazzoletto se siamo fuori casa e poi la riapplichiamo. Capisco che per 4,89 euro. Già il prodotto è buono e quindi il pack è essenziale, ma una spugnetta per applicare il prodotto fuori casa sarebbe comodo, ma ce ne mettiamo dentro una noi tranquillamente, perché essendo in polvere libera, in casa uso il pennello o la blender per fissare il baking, ma fuori casa come faccio? Con le dita è impossibile, però tutti gli altri brand hanno le spugnette dentro, ne mettiamo una in questa se vogliamo portarcela via e siamo a posto. Mi è piaciuto come prodotto, sì, perché effettivamente mantiene le promesse. Ha questo effetto davvero impalpabile, leggerissimo sul viso, e questo effetto così leggero e setoso è dovuto anche al fatto che contiene di miticone. Ve lo dico per completezza di informazioni. È davvero anche in estate, non lo senti pesante, non si sente qualcosa sul viso, quindi davvero fissa bene. Ho provato sinceramente alcuni giorni anche ad applicarla da sola senza il make-up, quei giorni che non mi truccavo, e il risultato si vede tranquillamente. Dopo alcune ore, ovviamente, tendo un pochino a lucidarmi, non divento lucida.
finisce un po' il suo effetto, ma basta riapplicarlo e non ha mai creato macchie, quindi davvero per questo ottimo. Mi è piaciuta, sì, sicuramente è un prodotto valido per un prezzo basso e mantiene davvero le promesse. Trovo che essendo così leggera, impalpabile e che non fa spessore sul viso, è adatta anche alle pelli più mature o più segnate, perché comunque non va a evidenziare i segni del tempo. Perché dire rughe non mi piace. Dunque, altra cosa che vi devo dire, sicuramente, ma adesso non me la ricordo e me la ricorderò sicuramente appena spengo questo video. Ho messo in pausa apposta perché dovevo ricordarmi che cosa dovevo dirvi, perché se no è. E tra gli effetti indicati dice di andare a nascondere le imperfezioni. Ecco, questo no, perché è davvero così chiara, effetto trasparente, è impalpabile, non fa strato, non può andare a nascondere le imperfezioni. È proprio impossibile. Fissa il correttore su un'imperfezione, questo sì, ma nasconderli da lei solo la cipria, no. Ti opacizza il viso, lo rende più omogeneo, ma per le imperfezioni, no. Ma non può, o fa una cosa o fa l'altra. Essendo trasparente, è colorata, ma ha un effetto trasparente, cioè non si vede sul viso, quindi non può andare anche a coprire. Rende meno visibili, questo sì, ma non ci interessa. Abbiamo i correttori, ne abbiamo tantissimi, quindi questa è una cipria che io vi consiglio e voglio sapere da voi se l'avete provata e come siete trovate. E come sempre vi ricordo anche, se ancora non l'avete fatto male male male, di essere attive sul mio canale, perché come sempre ogni mese estraggo un regalino per voi per ringraziarvi, ed è partecipare semplicissimo, basta semplicemente essere iscritti al mio canale, essere attive con un commento dove dimostrate di aver visto il video, ed è, se siete attive, vedrete che un mese o l'altro verrete estratte, perché io vedo tutti e sto premiando tutte, ed è comunque, ve lo ricordo anche alla fine del video. Io spero sia stata utile e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!